Cercando appoggio nei giorni bui, in parola mi è cara, vedendo nel foglio bianco una via d'uscita a ciò che non dà pace la notte. Cercando durante l'imbrunire le parole giuste per descrivere un sentimento, un moto di vento. E la malizia di ogni volta è che le parole non si possono trovare perché mancano i suoni. Se fosse semplice, tutti potrebbero essere poeti, e la poesia non sarebbe quella nota dolce e amara. Il poeta è un ladro, è un benefattore di tutto ciò che dà un sentimento, d'amore o rabbia. Io voglio rubare. Voglio rubare il colore all'erba e il profumo di una torta appena fatta, o la dolce carezza del vento. Voglio far uscire il vento impetuoso dell'inverno e l'aria gelida della mattina innevata per poi dare il calore alla sabbia. Grazie alle parole. È una presentazione un po' scarna, credo, di quello che io voglio fare su Poesia Notturna. È un lavoro che porto avanti da 10 anni, credo. Ci ho messo tanto di me, senza mai guadagnarci nulla. E non mi interessa nemmeno, a dire il vero. Però penso sia bello vedere che ogni tanto qualcuno legge quello che fai, quello che dici, quello che scrivi. E magari trovi anche qualcuno che condivide quello che pensi. O perlomeno ci prova, o comunque che ha voglia di confrontarsi, di, come spiegare, di esporsi, tanto quanto faccio io, all'interno del mio sito, come ho sempre fatto anche quando con ogni caro scrivo su carta. È un modo diverso, penso, di utilizzare tutto quello che abbiamo, tutto quanto, anche YouTube stesso, credo. Anche se non è un qualcosa che utilizzo molto spesso se non per le canzoni. È un qualcosa che non mi dispiacerebbe potesse essere utilizzato in maniera diversa, oltre che per i video di make-up e tutte cose così, insomma, che per carità ci possono anche stare. Vedete voi se vi può interessare di leggermi, di vedere quello che faccio, di leggere quello che scrivo, quello che penso. Vedete voi. Io vi aspetto sul mio sito, poi non pretendo che commentiate perché tutti quanti mi rispondono, ma non so cosa scrivere, non so cosa dire. Però va bene così, a me basta che qualcuno passi, mi legga, qualcuno condivida comunque il mio pensiero anche per un millisecondo. Ciao, arrivederci.